L'ideale comunista e le relative teorie di Marx hanno avuto grande diffusione nel mondo contemporaneo ed in particolare nel secolo scorso. Il comunismo, nella declinazione marxista, ha infatti influenzato e ispirato movimenti e partiti politici non soltanto in Europa, ma anche nel continente asiatico, in America Latina e anche in Africa. Data la sua larghissima diffusione, il pensiero marxista, che nel tempo ha sviluppato delle vere e proprie varianti ideologiche, nel suo complesso riveste una grandissima importanza, soprattutto nella misura in cui è stato in grado di influenzare la storia. Tuttavia, il comunismo, cui si ispira anche Karl Marx, ha in realtà una storia molto antica, di gran lunga precedente al XIX secolo. Secondo gli storiografi, ci sono esempi di prime istituzioni a carattere comunista già nell'antica Grecia, e del resto l'ideale comunista occupa un posto di rilievo anche nel pensiero politico di Platone, dove risponde allo scopo di assicurare la massima felicità possibile allo Stato. Ci sono poi altri esempi e formulazioni di comunismo nel corso della storia, ma è soltanto con le formulazioni di Marx ed Engels nel corso del XIX secolo che il comunismo arriva ad una svolta, ovvero ad una formulazione unitaria e organica, basata su una specifica concezione della vita sociale. Tant'è che si è soliti parlare di marxismo, in quanto è dalle idee di Marx, che costituiscono il nucleo ideologico, che vengono poi a svilupparsi una serie interminabile di marxismi, come il maoismo, il leninismo, lo stalinismo, il castrismo e così via. Ma qualunque sia la variante, Marx ne costituisce l'antenato ideologico. A grandi linee, il marxismo viene elaborato in un periodo compreso tra il 1843 e il 1880, ma inizia a diffondersi significativamente soltanto nell'ultimo decennio dell'Ottocento e nei primi anni del nuovo secolo, fino ad avere la sua consacrazione con la rivoluzione russa nel 1917, che Marx ovviamente non vedrà mai, in quanto morì diversi decenni prima, nel 1883. Il contesto in cui si sviluppa il pensiero di Marx è di fondamentale importanza. Marx vive infatti nel XIX secolo, in un momento storico che vede l'affermarsi della società moderna e della rivoluzione industriale, nonché la crisi dell'assolutismo politico in favore dell'emergere degli stati liberali. Con la rivoluzione industriale, il movimento operaio inizia a prendere forma e comincia a cercare forme di lotta e di organizzazione proprie, ed è proprio a questo che Marx volge lo sguardo, analizzando questa realtà e le sue trasformazioni. Da una parte, Marx riconosce i benefici del capitalismo, soprattutto per la sua potenziale capacità di superare la povertà, ma dall'altra Marx vede il disordine e la scarsa umanità che esso produce, in quanto si tratta di forme di appropriazione privata a vantaggio di pochi e non quindi di un benessere diffuso. Come Marx, anche il filosofo Friedrich Engels, suo amico e collaboratore, è mosso da una spiccata attenzione per la situazione di miseria e sfruttamento della classe operaia, e i due si incontreranno a Parigi nell'agosto 1844, dove constateranno una convergenza di vedute sulla condizione operaia. Nel 1846 i due scriveranno l'ideologia tedesca, mentre nel 1848 il manifesto del Partito Comunista, destinato a rimanere una pietra miliare nel pensiero politico comunista e socialista. Con il contributo di Engels, il pensiero di Marx si fa molto articolato e profondo, e muove da un'analisi critica del presente, dalla quale Marx si convince della necessità di un'azione rivoluzionaria e di emancipazione della classe operaia oppressa da quella borghese. A tal riguardo, Marx sviluppa il concetto di alienazione, ovvero nella società moderna introdotta dalla rivoluzione industriale, Marx afferma che il lavoro è alienazione, ovvero sia l'uomo produce attraverso il suo lavoro, ma la produzione di questa ricchezza è a lui estranea. Ciò che produce non appartiene infatti a lui, ovvero al produttore, al lavoratore, ma appartiene ad altri uomini. In altre parole, l'uomo produce beni senza che questi gli appartengano ed è pertanto alienato dalla propria attività, in quanto non produce per se stesso, ma per un altro, ovvero il capitalista. Come si sarà compreso, per Marx è fondamentale analizzare il concetto di produzione, in quanto è l'elemento basilare di ogni società di individui umani viventi. La vita degli individui, in ogni epoca storica, dipende infatti dai beni necessari a loro disposizione. Prima ancora di occuparsi delle ideologie, della religione o della politica, gli uomini devono occuparsi del mangiare, del bere, del vestire, dell'abitazione e tutto ciò che ruota attorno alle loro prime necessità. La produzione materiale viene quindi prima di ogni discorso inerente all'idea o alla politica, ed è per questo che Marx attribuisce all'analisi della produzione un'importanza fondamentale, sviluppando così il concetto di materialismo storico.
Produzione è a sua volta un concetto complesso che si articola in vari elementi, come il lavoro degli uomini e i materiali e gli strumenti di lavoro. Strumenti e materiali sono quindi i mezzi della produzione, che uniti alla forza lavoro dell'essere umano costituiscono nel loro insieme le forze produttive, ed è per questo che Marx parla di materialismo, in quanto è tutto correlato alla produzione materiale. Un altro aspetto della produzione da tenere in considerazione è che, essendo la produzione legata ai bisogni dell'essere umano, questa è una condizione storica. I bisogni non sono infatti sempre uguali in ogni epoca storica, ma cambiano nel tempo, e infatti la produzione è mutevole, dipende dalle specificità di ogni epoca. In altre parole, con il concetto di materialismo storico, Marx sta ad indicare che la storia dell'uomo è una storia prima di tutto materiale, ed è una storia mutevole, nella quale la produzione determina la trama di una società in una data epoca storica. Questo è importante per Marx, in quanto la produzione non è fine a se stessa, o meglio, non è solo finalizzata ad espletare i bisogni primari dell'uomo, ma determina anche quali siano i rapporti sociali, ovvero i rapporti tra gli uomini all'interno di una società. Si generano infatti i cosiddetti rapporti di produzione, che definiscono la posizione di ogni individuo rispetto alla produzione e ai mezzi di produzione. La prima conseguenza sui rapporti sociali è la divisione del lavoro, in quanto gli uomini, per far fronte alle loro necessità, non possono dedicarsi tutti allo stesso lavoro. La divisione del lavoro crea quindi forme di collaborazione tra gli uomini e diventa una produzione finalizzata non tanto per il proprio uso, ma per lo scambio. Detto altrimenti, dal momento che si crea una divisione del lavoro, l'uomo, per accaparrarsi tutto ciò di cui ha bisogno, deve scambiare ciò che produce per ottenere ciò che gli manca, e questo altro non è che la creazione di una società fondata sul mercato. Un'altra conseguenza che viene a crearsi è che si fissano i legami di alcuni gruppi o individui con i mezzi di produzione, e questi legami si trasformano in proprietà privata. Questa conseguenza è fondamentale nei rapporti sociali, perché determina una differenza tra i proprietari dei mezzi di produzione e i lavoratori, ovvero coloro che producono. I rapporti di proprietà determinano dunque la forma della produzione che ha luogo in una società. Le forze produttive e i rapporti di produzione, ovvero gli individui e la loro posizione rispetto ai mezzi di produzione, determinano il modo di produzione. Va da sé che il modo di produzione è ciò che meglio descrive il carattere di una società, in quanto esso spiega anche i rapporti sociali tra gli uomini. Secondo Marx, una società di questo tipo è una società in cui si genera un conflitto tra i vari raggruppamenti che Marx chiama classi sociali, ovvero l'insieme di individui che si trovano nella stessa posizione rispetto ai mezzi di produzione. Ne consegue che chi è detentore dei mezzi di produzione apparterà alla classe sociale capitalista, mentre chi costituisce la forza lavoro apparterà alla classe sociale operaia o, in forma più estensiva, al proletariato. Ci sono poi altre conseguenze importanti che il modo di produzione determina e riguardano le forme di vita politica, giuridica e spirituale, ovvero quella che Marx chiama sovrastruttura. Per Marx tutto ciò che concerne le idee è determinato anch'esso dal modo di produzione, ovvero dal contesto economico e materiale, in quanto le ideologie non sono sistemi indipendenti, ma dipendono invece dalle circostanze storiche e sono espressione della classe sociale dominante. La costruzione del potere pubblico, ovvero del potere statale, è quindi strettamente legata all'esistenza di classi sociali e interessi diversi e in conflitto tra loro. Per Marx, lo Stato è quindi un apparato di potere attraverso cui la classe dominante conserva il suo dominio e mantiene rapporti di produzione ad essa favorevoli, mentre le ideologie altro non sono che una forma falsa di rappresentare la realtà. Sono false in quanto esprimono gli interessi di una classe particolare, ovvero quella dominante, e quindi l'ideologia altro non è che l'ideologia di quella classe. È bene comunque ricordare che per ideologia Marx non intende semplicemente l'ideologia politica, ma tutte le teorie filosofiche, politiche, morali e religiose che nel loro insieme costituiscono il modo di vedere la realtà e influenzano il modo di pensare. E in poche parole tutto ciò che sottende la realtà dei fatti materiali, dandone una spiegazione. La conflittualità tra le classi sociali però si accentua con il passaggio dalla manifattura alla grande industria, in quanto nella manifattura non c'era una completa alienazione del lavoratore da ciò che produceva. Con la rivoluzione industriale invece si creano forze produttive di gran lunga maggiori e i rapporti borghesi di produzione non sono in grado di garantire uno sviluppo della produzione armonioso e commisurato alle esigenze della società, ovvero che vada a vantaggio di tutti. Abbandonata la manifattura, i lavoratori sono esclusivamente possessori e venditori sul mercato della loro forza lavoro, che è necessaria a mettere in movimento le macchine, ovvero i mezzi di produzione dei capitalisti.
Secondo Marx, il proletariato deve quindi emanciparsi da questa condizione e questa emancipazione non può ovviamente essere opera della classe capitalistica, in quanto costituisce la classe antagonista. Il proletariato deve liberarsi da solo e, siccome non si tratta di correggere e perfezionare la società capitalistica, ma di rovesciarla, questa liberazione deve essere messa in atto attraverso la rivoluzione. La rivoluzione si presenta quindi come la rivoluzione delle classi sfruttate e degli oppressi, e generale del proletariato, ed è necessaria all'instaurazione del dominio della società su se stessa, ovvero la società comunista. Tuttavia, affinché la rivoluzione abbia luogo, occorre che gli operai si uniscano e diventino consapevoli della loro condizione di sfruttamento e sviluppino quindi una coscienza di classe che gli permetta, al momento opportuno, di realizzare la rivoluzione. Questa coscienza può essere alimentata dalla classe intellettuale e dal partito, ma occorre che i proletari non si riducano ai propri confini nazionali, ma che si uniscano a livello internazionale per realizzare una rivoluzione globale. Tant'è che il celebre motto presente nel manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels recita proprio: proletari di tutto il mondo, unitevi. C'è poi un altro aspetto fondamentale del pensiero di Marx riguardo la rivoluzione. Secondo Marx, la rivoluzione non può infatti avvenire prima dello sviluppo capitalistico e quindi del conflitto sociale tra borghesia e proletariato. Ne consegue che per Marx la rivoluzione avverrà nei paesi più avanzati, dove grazie all'industrializzazione si sarà sviluppata una forte coscienza di classe proletaria, tant'è che Marx ipotizzava che la rivoluzione si sarebbe compiuta prima in Germania, che al tempo era lo stato più industrializzato. Tuttavia si trattò di una previsione errata di Marx, in quanto la rivoluzione avverrà invece in Russia, uno stato tutt'altro che avanzato, fondato principalmente su un'economia di tipo rurale. Ad ogni caso, per Marx, la rivoluzione deve seguire delle tappe precise, dei precisi passaggi. Non si arriva infatti al comunismo affidandosi alla causalità degli eventi. Per Marx è necessario quindi che vi sia prima l'instaurazione della società capitalistica, poi che la rivoluzione proletaria rovesci il potere borghese e instauri la dittatura del proletariato. Il compito di questa dittatura, che è dittatura di classe, è quello di dare attuazione alle riforme tendenti a dare il potere al proletariato e a ridurre progressivamente il potere borghese e il carattere classista della società. La dittatura del proletariato non è quindi il punto di arrivo, ma è solamente un momento necessario per arrivare alla società senza classi e senza Stato, ovvero il comunismo. La dittatura del proletariato deve infatti perseguire l'obiettivo di abolire le classi sociali e la proprietà privata, e così facendo verrà anche ad estinguersi il potere politico, ovvero lo Stato, che Marx vede negativamente, in quanto è l'espressione del potere di una classe sociale organizzata per opprimerne un'altra. Se quindi le classi sociali si estinguono, con loro si estingue anche lo Stato, arrivando dunque alla tappa finale della rivoluzione, che è l'instaurazione della società comunista, ovvero una società dove il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti. Storicamente, quest'ultima fase, ovvero la realizzazione della società comunista senza classi e senza Stato, non si è mai realizzata e molti movimenti e partiti che si sono ispirati alle teorie di Marx una volta al potere si sono fermati all'instaurazione della società socialista, o, per dirla in termini marxisti, alla fase della dittatura del proletariato. Ciò nonostante, le teorie di Marx hanno trovato una diffusione enorme nel corso del XX secolo, almeno fino alla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, che per decenni rappresentò l'ideale comunista in tutto il mondo. La sua dissoluzione significò simbolicamente la vittoria del capitalismo a livello globale, anche se, negli ultimi anni, le crisi finanziarie e soprattutto le grandi diseguaglianze sociali entro i confini nazionali e a livello globale hanno portato molti alla rivalutazione del pensiero di Marx come abile interprete dei mali del capitalismo e del ritorno alla lotta di classe.